Adesso ci limitiamo a parlare della parte acustica del labirinto membranoso. Domani parleremo della parte vestibolare, ok? Nella coclea, che è la parte acustica dell'orecchio interno, endolinfa e perilinfa sono distribuiti in un modo molto particolare. Intanto la coclea si chiama coclea perché è fatta come una chiocciola. Coclea vuol dire chiocciola, ok? E nell'uomo è fa due giri e mezzo, ok? Il numero di giri che fa la coclea è direttamente proporzionale all'ambito delle frequenze che l'animale riesce a sentire, per cui animali che riescono a sentire frequenze molto molto più elevate dell'uomo avranno una coclea che fa 3 o 4 giri. Se uno va a vedere per esempio la coclea dei cetacei è molto più grande e fa molti più giri di quella dell'uomo, perché i cetacei riescono a sentire anche centinaia di kilohertz, segnali a centinaia di kilohertz, okay? Però la struttura di base è la stessa. Se io taglio a metà la coclea qua, ottengo una struttura di questo tipo, che è abbastanza complicata, però basta vedere che questi tubi qua, okay, corrispondono, torno un attimo indietro, a questi qua. Allora, nell'azzurro c'è l'endolinfa, ok? E l'azzurro rimane, in realtà qua i colori sono scambiati, perché qua l'endolinfa è questo viola, ok? Per cui il canale continua ad andare su, endolinfatico, è quello che si chiama scala media, ok? È in mezzo alle due concomerazioni che contengono perilinfa. Se io dovessi srotolarla la coclea, io avrei un tubo con una sezione pressoché rotonda, con uno spicchio che contiene l'endolinfa e sopra e sotto ci sono due camere che contengono la perilinfa, ok? Sempre se la srotolo, io vedo che il tubo di sopra e il tubo di sotto in realtà sono collegati tra di loro, perché se vado su e seguo le frecce rosse, vado su fino all'apice della coclea, qui c'è un foro che si chiama elicotrema e posso tornare giù con l'altra scala. Allora, la scala sopra si chiama vestibolare, la sotto si chiama timpanica, ma questo è poco importante. Quello che è importante è che sono in comunicazione tra di loro, ok? Quindi io in realtà ho tre concamerazioni, ma in realtà ce ne ho due. Quella sopra e quella sotto che sono attaccate tra di loro, che contengono la perilinfa, e la scala media che contiene l'endolinfa, ok? Espandiamo questo un giro della coclea. Cosa vedo? Vedo una struttura istologica abbastanza particolare. Qua intanto io ho la striga vascolare, quella che dicevo prima, cioè quella che produce l'endolinfa, che ovviamente è affacciata sull'endolinfa, perché la butta dentro dove c'è, ovviamente. Sopra, a dividere la scala media dalla scala vestibolare, c'è una membrana molto sottile, che è la membrana di Reissner, che tutto sommato non ha delle specializzazioni particolari. È una membrana, epitelio pavimentoso, un po' di connettivo, basta, finisce lì. La divisione tra la scala media e la scala timpanica, invece, porta l'organo sensoriale, vero e proprio, che viene chiamato organo di Corti, perché Corti è quello che effettivamente l'ha scoperto, che è una struttura con un'istologia molto particolare, è appoggiato su una lamina ossea per metà. Vedete, questi qua gialli sono ovviamente i neuroni afferenti primari, ok? Questi neuroni fanno parte di una formazione che viene chiamata ganglio spirale, ovviamente perché questa è una sezione, ma se io considero tutta la coclea, sono messi su a spirale, ok? Il ganglio spirale è contenuto in una struttura ossea che viene chiamata lamina spirale ossea, ancora una volta, perché è fatta sulla spirale, che però non arriva fino alla parete esterna della coclea, ok? Qui finisce la parte ossea, qua più o meno, e qui c'è un'altra struttura, che è la membrana basilare, che invece di essere dura, rigida come l'osso, è flessibile. E questa è una delle cose più importanti da tenersi in mente della coclea. Perché?
perché nel momento in cui arriva un'onda sonora viene messa in movimento la membrana basilare. Okay? È flessibile perché? Perché si deve muovere quando arriva l'onda sonora. Perché le cellule recettoriali della coclea, che sono le cellule ciliate, sono meccanorecettori, per cui l'onda di compressione del suono che avevamo detto all'inizio passa al timpano, arriva alla staffa, arriva alla finestra ovale e in qualche modo deve mettere in movimento qualcosa a livello dei recettori. Quindi questo movimento deve passare. Passa dalla membrana basilare. Okay? Sopra la membrana basilare c'è l'organo di Corti. Vediamo adesso com'è fatto l'organo di Corti. L'organo di Corti è qua. E vedete, è una struttura estremamente ordinata, tant'è vero che in qualunque sezione io ho 4 recettori. Cioè se io lo taglio in qualunque punto, io ho sempre 4 recettori. Questi 4 recettori sono sempre nello stesso ordine. Io ho una cellula ciliata interna, una sola, e 3 cellule ciliate esterne. Vedremo che le cellule ciliate interne ed esterne fanno 2 cose diverse. Okay? Poi cosa ci manca per descrivere questo organo di Corti? Qua c'è la membrana basilare, okay? E vedete che le cellule ciliate sono proprio sopra la membrana basilare, quindi quando lei vibra vengono messe in vibrazione anche loro. Sopra le cellule ciliate io ho una membrana gelatinosa che si chiama membrana tettoria che si appoggia sopra, e questa è la seconda parte che ci serve per dare sensibilità meccanica al sistema. Poi ho tutta una serie di cellule di supporto che mi servono per tenere in posizione le cellule recettoriali. Però tutto sommato, membrana basilare, membrana tettoria e recettori sono tutto quello che mi serve per far funzionare il sistema. Abbiamo detto che la stria vascolare produce un'endolinfa molto ricca di potassio, okay? Ma non solo. Fa due cose la stria vascolare, c'è tutta una serie di trasporti attivi che mi fa entrare tanto potassio nell'endolinfa, ma che in più mi porta più cationi nell'endolinfa di quanti ce ne sono fuori. Cosa vuol dire? Vuol dire che l'endolinfa viene portata a un potenziale più alto dei fluidi extracellulari normali. Tra endolinfa e perilinfa ci sono 80 millivolt di differenza, vuol dire che l'endolinfa sta a più 80 millivolt rispetto a fuori. Okay? E in più è ricca di potassio. Okay? Qua ci sono le cellule ciliate. Allora, cosa succede al potassio? Il potassio entra nell'endolinfa dalla stria vascolare, è irresponsabile del fatto che l'endolinfa sta a più 80 millivolt, perché è il fatto che è positivo, cioè se ne metto abbastanza faccio diventare positivo anche il compartimento dove c'è. Il potassio è lo ione che porta la corrente di recettore nelle cellule recettoriali ciliate, ok? E questo può avvenire fondamentalmente non tanto per gradiente di concentrazione, perché nell'endolinfa c'è tanto potassio quanto c'è nel citoplasma della cellula ciliata, ma avviene per gradiente di potenziale, perché le cellule ciliate hanno un potenziale di membrana che va dai meno 40 ai meno 80 millivolt, un po' come i neuroni normali, ok? Però sono affacciate a un fluido nel loro lato apicale, che è l'endolinfa, che è dove ci sono i canali meccanosensibili, tra un attimo lo vediamo, che sta a più 80. Quindi se la cellula mediamente sta a meno 60, io ho 140 millivolt di gradiente di potenziale che mi spingono il potassio nella cellula, ok? Perché io ho a questo livello una corrente di potassio, mi scuso ma qua, cioè qui dovrebbe essere rosa, per cui qua sembra tutto uno, in realtà l'endolinfa finisce qua e qui c'è la parete della coclea. Qua nella diapositiva non si vede tanto bene, però cioè qua quando poi le riguarderete c'è l'epitelio che comincia. La corrente di recettore nelle cellule ciliate è una corrente di potassio che entra nella cellula per gradiente solo e soltanto di potenziale, ok? Poi dall'altra parte la cellula ciliata non è più bagnata dall'endolinfa, ma è bagnata dalla perilinfa, che sta a 0 millivolt e che è povera di potassio. Per cui il potassio dall'altra parte può uscire dalla cellula ciliata passivamente per gradiente di concentrazione. Perché tutto sto casino? Fondamentalmente perché in questo modo il peso metabolico
della corrente del potenziale di recettore viene spostato agli epiteli secernenti, perché nella cellula ciliata, se ci pensate, nel recettore sia la corrente che entra che la corrente che esce sono passive, ok? Quindi la cellula ciliata non deve star lì a generare il gradiente, non deve metabolicamente essere sotto stress, perché il gradiente lo fa qualcun altro, ok? Lo fa continuamente, indipendentemente dal suono che passa, indipendentemente dallo stimolo che viene dato alle cellule ciliate. Questo perché? Questo cosa ci consente e quali sono i constraints? I constraints sono il fatto che noi abbiamo, a fronte di 125 milioni di fotorecettori che vedevamo la volta scorsa, abbiamo 4.500 cellule ciliate, fine. Ce le abbiamo alla nascita e quando moriamo ce abbiamo quelle che ci sono rimaste. Per cui possiamo permetterci di perdere un po' di fotorecettori, perché sono milioni e milioni, ma non possiamo permetterci di perdere cellule ciliate perché già ne abbiamo molto poche di partenza, ok? Per cui tutto questo è fatto in modo da preservare al meglio il recettore, perché sono pochi, non sono intercambiabili tra di loro, come vedremo, e quindi bisogna trattarli al meglio possibile, per cui una sofferenza metabolica provocherebbe la morte di questi recettori per iperstimolazione, cosa che invece non avviene, proprio perché il peso metabolico della trasduzione sensoriale viene portato fuori dalla cellula recettoriale. Ok. Il potassio poi, quando è andato nella perilinfa, viene riciclato da una serie di cellule di supporto alla stria vascolare e rientra. Per cui c'è un ciclo continuo del potassio che attivamente viene pompato nell'endolinfa, poi quando viene trasdotto il segnale sonoro esce, entra nella cellula ciliata sopra, esce dalla cellula ciliata sotto e poi viene riportato alla stria vascolare che lo ripompa dentro.